aromi intendiamo l'origano, intendiamo il timo, intendiamo sicuramente il prezzemolo, la maggiorana, questi li usiamo sia freschi che essiccati. Li raccogliamo nel loro momento di fioritura, che principalmente è la primavera e l'estate, inizia a fiorire il timo, che sta iniziando a fiorire adesso, l'origano invece fiorisce più verso l'estate. Raccolti nel loro momento di fioritura, li essicchiamo al sole con un essiccatore solare che funziona con i raggi del sole e poi li trituriamo. Questo ci permette di utilizzarli nel momento invernale, quando freschi non si possono utilizzare. Viceversa, poi in tutti gli altri momenti vengono anche utilizzati freschi, perché hanno un profumo più delicato e l'aroma cambia. Il timo, per esempio, viene usato principalmente per il pesce. La maggiorana, ecco, l'erba persa, è un'altra erba particolarissima e importantissima per noi, ed è la base, per esempio, dei pansotti, del ripieno dei pansotti, del sugo di noci. Quindi è un'erba che rientra da sola in molti piatti della tradizione ligure, mentre poi le altre le abbiniamo insieme per fare un mélange così molto mediterraneo di profumo e di sapore. La maggiorana invece, tendenzialmente, essendo molto delicata, viene usata da sola, perché sennò viene coperta poi dagli altri aromi, che sono decisamente più marcati. Queste piante edibili crescono nei nostri terrazzamenti, nelle nostre fasce coltivate. Quindi nell'incolto non troviamo più queste piante. Lo studio che si sta facendo strada nelle ricerche scientifiche è proprio quello del valutare la capacità antiossidante di queste piante edibili. E a parte la nostra tradizione, che dobbiamo proprio salvaguardare, perché noi in questa zona della Liguria lo troviamo ancora nei mercati, perché si raccoglie ancora, in tante parti d'Italia ormai è proprio soltanto una ricerca diciamo che si fa di conoscenza, ma l'uso ormai non è più così diffuso. La raccolta migliore si comincia a settembre, dopo le piogge estive. Fino a marzo è il periodo ideale, perché non va ancora in seme, perciò la pianta è bella, cicciotta, rende, bellissima. Mentre invece a scopo terapeutico c'è un periodo magico, che è tra il 24 giugno al 29 giugno, tra San Giovanni Battista e San Pietro. Qui c'è la semplice margherita, che è una erba pregiata. Si prende così, poi si divide per cespuglio, si pulisce dalle radici e voilà, è pronta. Si toglie la margherita, va bollita. Questa è una di quelle erbe che vanno bollite. Questa invece è la cicerbide, fiorita. Allora, possiamo anche dare il nome dialettale, se può essere di interesse, che viene chiamata Sciuscerbua. Ed è una pianta molto interessante, perché è una delle piante base del Prebujun, che è quella famosa miscela di, in origine addirittura si parla di 38 erbe. Qua abbiamo Iva, che riesce a raccoglierne addirittura 24, e forse una delle poche che conosco che riesce a raccoglierne così tante. Ed è interessante, perché è una pianta che viene messa in questa miscela, si fa bollire e viene utilizzata per preparare ravioli, pansotti, torte, frittate. E il nome latino è Soncus oleraceus. E questa va anche mangiata cruda, quando è bella tenera, quando non ha il fiore, si può consumare anche in insalata cruda. Questa invece noi la chiamiamo fischietto, perché qua fa un fiore che poi, dopo il fiore, ha una custodia del seme un po' legnosa, che ci si fischia dentro, ci si soffia e fischia. Ma il suo nome è? Dimmi in dialetto, sono io? Silene. Silene vulgaris, è il nome di latino. Comunque la cosa importante è anche il nome dialettale, perché da zona a zona cambiano spesso questi nomi. Quindi noi qua ci troviamo
in un'area vicino a Ruta di Camogli, e questa viene chiamata a nome Sciguelo. Ecco, e questo è il nome della Sirenia vulgaris. E anche questa, se vogliamo, le foglie più tenere si possono mangiare in insalata. Ecco, questo qui è in genovese il piscianletto. In francese sembra che lo chiamano piscianlì, non so se è vero, come l'hanno detto. E questo è? Allora, questa è, diciamo, volgarmente viene chiamata, vengono chiamati anche tagineti. Oppure erba pecuniggi. Giusto, ecco. Dipende sempre dalle zone. Erbe buone, per Ioseride, Ioseris radiata, il nome latino. Anche questa è una delle piante principe del Prebujù. Ed è questo il fiore, ed è molto un'erba buonissima, sia cotta che cruda. Infatti, le foglie sempre tenere si possono mangiare crude in insalata tranquillamente. Questa è la borsa del pastore. Adesso è in seme, queste sono le sue foglie, ed è bene vederla adesso perché si capisce perché ha questo nome, in quanto i suoi semi assomigliano alla borsa del pastore, per questo è il suo nome. Questa è un'erba che va buonissimo cotta, anche da sola, una minestra di queste è favolosa. Naturalmente quando si può raccogliere le foglie, il seme non si raccoglie. Questa è la bardana. È molto buono le radici, se sono tenere non sono troppo amare. E questa bisogna usarla con cautela perché è molto amara, ma chi piace un po' l'amaro, ok, può metterne un po' di più. Per il Prebujù vanno raccolte sempre le foglie più piccole, non quando le foglie sono sono così grosse, ed è una pianta interessante perché si può utilizzare, si possono utilizzare le foglie, si può utilizzare la radice con attenzione per il sapore, perché è amara. La radice è anche molto medicinale, infatti è annoverata tra le piante medicinali di grande interesse, è fortemente disintossicante e depurativa. Questa noi la chiamiamo la campanella perché fa un fiore molto bello, una campanula viola, e un'erba che va cotta. Che è questa è il nome dialettale Praen, e Ranunculus ficaria, è una ranuncolacea. Sempre le foglie, chiaramente si utilizzano le foglie bollite. Ecco, questa è sicuramente bollita perché molto probabilmente è un processo detossificante molto importante su alcune piante che magari possono presentare anche una certa tossicità. Questo è il Tarassicum, che sarebbe dente di cane, il soffione. E molti si ricorderanno da bambini andando nei campi che trovavano questo con tutto come un velo sopra, e soffiavano e partiva questi semi come piccoli paracaduti. Questa è una delle più pregiate, queste si può metterne a volontà. Questo è Fenugius arvegus. Noi liguri lo mettiamo un po' nelle castagne, quando bolliamo le castagne. Si chiama Fenicolum vulgare, e del finocchio praticamente si usano appunto le foglie, le fronde nel Prebujù, oppure nelle insalate, oppure appunto nella pasta, si può mangiare dappertutto. Si possono utilizzare anche i semi del finocchio, sì, per i dolci. Che poi sarebbero i falsi frutti, che vengono utilizzati nel nostro castagnaccio e poi anche come infusione. Questa che sta tagliando? La talegua. Questa è una delle migliori. Questa è il Tarassico, possono andare a braccetto, sia come proprietà curative, sia come sapore, sia cotte che crude. Non so, fare ravioli solo di questi e di Tarassico è la fine del mondo. Lì c'è la sanguisorba, la salvastrella, questa. Questa è un'altra pianta per il Prebujù. Questa ha una particolarità, che è un po' noiosetta da cucinare, perché il gambo rimane sempre un po' duro, perciò bisogna lavarla intera e poi farci così. E se si mette un po' cruda nell'insalata, il sapore un po' che ricorda il cetriolo. Questo è ramponso, questo ha tolto molta fame in tempo di guerra ai nostri vecchi, per questo motivo. Raschiavano un po' queste, le lavavano bene, le cucinavano e si riempivano la fame. E questo è il rafano. Noi adoperiamo le foglie e le mettiamo un po'
nel pre-vugiume. Siccome viene una pianta anche grossa, non è che ne mettiamo tanto, perché non è poi che sia una delle più pregiate. Con la radice si fa una salsa che è molto apprezzata nel nord Italia, che viene chiamata crèn. Ed è una salsa che in genere accompagna i bolliti. Questo è cicoria. Si può mangiare sia cotto che crudo. E viene una pianta molto grossa, a volte alta, anche un metro, e fa una sequela di fiori azzurri bellissimi. Bellissime. Non è amaro, diciamo è saporito. Qua c'è la piantaggine. Ecco. Sì, si possono trovare di due varietà, una a foglie un po' più allungate, che si chiama Plantago lanceolata, e una a foglie un pochino più tonde, che si chiama Plantago ovata. È una pianta molto interessante perché ha dei principi antinfiammatori e quindi si può utilizzare sia bollita nel prebugiù, ma è una pianta che si può utilizzare anche per infusi e decotti. E impiastri anche. E anche impiastri. Impiastri specialmente per le storte, per le botte. Questa è la bietola, nasce spontanea qui nei nostri posti, a patto che ci sia il terreno un po' zappato, concimato, e bisogna dire che non si deve adoperare dei concimi chimici, in quanto per fitosintesi le foglie assorbono molto e invece di far bene fa male. E il nome dialettale? Age. Questa è la valeriana rossa, ha tutte le proprietà della valeriana, va messa cotta. E questa ha delle proprietà medicinali incredibili. Ma comunque è un'altra pianta che può essere utilizzata come pianta per il prebugiume. Questa è molto piccola, in genere viene grossa e fa anche un fiore rosa bellissimo. Come pianta per prebugiume si usano le foglie, mentre come pianta medicinale si usa rizoma. E si chiama Centranthus ruber. Anche le foglie per le bruciature.